La buttiamo qua. Oh, ho capito. Questi sono buoni, i cuori di mela. No, i cuori di limone. Ma perché hai preso questi? Perché sono nuova ricetta. Ah, tu qualsiasi cosa c'è scritto nuova. Ma se sono n. Cioè, pure non comprare, io. Pure n. No. Signori, bentornati con un nuovo video su questo canale ormai. Non ho capito, tu questo l'hai comprato per il 50%. E non so neanche se mi hanno fatto, sei sincero. Dove c'è scritto nuovo qua? No, non c'è scritto, è una cosa più mia. Perché mi piace la roba al limone. Ho pensato anche a te che ti piace la roba al limone. Poi ho visto 50% sconto e che fai? Il tuo vino? Scusami, tu ne hai assaggiati questi? Non lo so, non credo. Crema al limone con limoni italiani. Sono curioso. Eppure, vedi? No. Invece cosa abbiamo preso qua, ragazzi? Della Muglio Bianco, le nastrine ancora più buone. Nuova ricetta. Però questi noi non li abbiamo mangiati. E poi questi qua. Novità! Bocca cicci, come novità! Si chiamano? Novità! Si chiamano i bon treccia con frutta e grano saraceno. Cioè questi sono dietetici. Poi siamo tagliamo un pacco. Allora iniziamo con quelli dietetici. Vai, ci sta. Ragazzi, mi raccomando, un bel like per questi video incredibili. Ma questo è un assaggio, poi dicono se sono cotti. Questo è brutto, vero però? Brutto, eh? Sembra la roba che ti danno su Freccia Rossa. Vai. Ciao Freccia Rossa. Freccia Rossa da appena denunciato. Previolare. Però l'odore buono ce l'hanno, duvetta. Sono buoni. Che cazzo c'hai sul baffo? Che ne so? Sei di zucchero. Io pensano male. Io sto qua pippo tutto qualsiasi cosa. Vamos? Vamos. Sono anche buoni. Però dato che prima avevo mangiato talmente tanto zucchero che probabilmente questi stanno sotto del zucchero, non li senti? No, no, vabbè, in realtà si sente, cioè... Com'è la pantreccia? Bontreccia? Bontreccia. Sembra quasi più un mezzo panino, non lo so, vero? Mm-hmm. Con frutta secca... Meno 70% di grassi? Sacri. Allora, posso. Allora... Però non è male! No, tu mangi! Non è male, si sente la frutta secca, si sente la frutta secca, si sente la frutta secca, tanto non si sente nient'altro io, avevo zucchero. 3,5. Sì, 3,5, dai, ce lo sta. Non male. Non è malissimo. Non è malissimo, abbiamo detto. Come novità abbiamo abbastanza termine giusto, dai. Ci questo penso per ultimo. Quelli per ultimi, guardi, 50% di sconto in cassa, che insomma cosa mi hanno fatto. E poi apri le nastrine. Però classiche prima. Oh, nuova ricetta, potete assaggiare quella vecchia ricetta? Beh, tanto tempo fa, queste al microonde sono buone. Oh, che belle. No, però almeno sono grosse. Belle, belle. Andiamo a vedere. Queste sono quelle al cioccolato e queste sono classiche, sono con lo zuccheretto sopra. Ok. Minchia come secca. Strappala, strappala. Non mi piacciono. Questo se non bevi sei morto. Sì, non mi piacciono. Dove sta lo zucchero sopra pure pure. Beh, però sa che appi senza zucchero. Peccato che io queste mi ricordo più buone, no? Non sono male. Tre? Allora, sai che c'è? Io la sento, secondo me, molto asciutta come... Vabbè, ma l'asciutto è uno degli ultimi problemi. Anzuppi. Io farei tre. Tre, non di più. Allora, però te devo dire che dove prendo lo zucchero? Vabbè. Io farei entusiasma. Tre? Io farei tre. Forse recupera con la cioccolata? Questa però, guarda. Allora, già col cioccolato, esteticamente anche più carina. Proviamo? Sa di cioccolato? Abbastanza. Decisamente più buona. Sa di cioccolato, ma io preferisco quell'altra. 2,5. No, io preferisco più questa. No, a me piace un po' più quel sapore là di frutta, di arancio, quella roba un po' così. Comunque quando eravamo più piccoli erano un po' più buone. Non più buone, sono proprio belle e asciutte, se non bevi. Erano più grosse, più zuccherate, erano un po' più buone, me lo ricordo. Allora, guarda, io invece questa, quanto mi hai dato quella di prima? Non mi ricordo, però a questa gli do 3,5. A me piace più questa. No. Oh! Non me ne... Adesso te voglio, però... Cire. Non sono neanche troppo burrose. No, 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 ma non sono male. Non sono, non male, sono male. Non sono male. Però no. Nuova ricetta, nuova roba, mi aspetto. Questa io mi aspetto tantissimo da questa qua. Da queste questa mi aspetto... carina. Anche il packaging interno carino, vedi? Un bel... Te ne do due perché sono piccole, cire.
Sono piccoline? Sì. Ma le hai già assaggiate tu, no? No, queste no, ho preso. Io non ho mai assaggiato queste, avevo mangiato quelle al cacao. Ah. Mi sembra. Ci stanno quelle al cacao, questa al limone mai. Ma è carina. Sono belle. Carina, te la danno molto fluffloso. Tipo tartarina te la danno. Sì. Sembra molto fluffloso. Sopra che è cioccolato bianco dovrebbe essere. Morbido è morbido, sopra il cioccolato bianco. È pieno di crema al limone. Piena. Ah, bello. Sono belle, l'odore ci sta. Vero? Ah, se, mi sembra l'interno del... Cioè, presenti i biscotti che Raffaele non voleva mai che se mangiavamo? Esatto. I crispi. Là. Se quello è fotonico. Proviamo? Non è quella. Ah, è limonosa. È limonosa. No, non mi piace. Più che limonosa è molto acida. Sì, acida, arancida, non sembra... Mi hanno messo qualcosa per simulare molto il limone. Proprio il succo del limone, non la buccia del limone. Molto acida come crema. Mm-hmm. No. Due. E mezzo, Uno. Uno. Non mi piace. A me sei cattivo oggi. No, oggi sono proprio una merda. Come il cappello di... No, quando c'ho questo, se no era 4, ma se no con questo è... No, però è molto... Anche quando, se continui a mangiarla, no, non... ti rimane il sapore molto molto acido in bocca. Peccato, però questi invece ti ci puntavo. Oltre che c'è stato il 50% di scatto in cassa di sconto. Descanta di sconto, descanta. non mi piace. Non mi piace, sì. No, mi sa che 2 mesi ci volevo, perché... io penso che una di queste non te la mangi. Io penso che tra poco mi sarà la glicemia di portare all'ospedale, diretto. Comincio a vedere farfalle, cose, sì. Dragoni. Due. Sì. No. No, io do 2, più di quello. Io uno, ragazzi, veramente non mi sono piaciuto. Che saporaccio. Scusi, un po' di acqua si può avere? Ho la gola piena di zucchero. 5 cellulari, le tutto da queste merendine non le mangerò. No. Anche perché sai perché le pesa al 50% di sconto? Sono scadute? Oggi. Cioè, stanno nel 28. Se non erro, oggi è 28. Oggi è 28. Ecco perché c'è il 50% di sconto. Ah, hai capito, vero? Mi fa malato se non so su quello che ho mangiato. Fondi. Ciccino. Prime. Signori, allora, diciamo che questi prodotti Mulino Bianco non li ho molto apprezzati. Quasi per niente. Perché? Questi qua troppo acidi e stuccano tantissimo. Le trecce sono secche, asciutte. Non mi piacciono. Quella al cioccolato leggermente migliore secondo me che quella normale. Quelle altre. Il pancio ciula come cazzo. Quello per assurdo non è male. Lo gradirei su un Frecciarossa, dico la verità. Che tu ti danno quello, ti prendi un zucchino e stai a posto. Bene. Non è male quello là. Quello... Forse è il migliore di quello che abbiamo forse mangiato. Forse è il migliore di tutto quello che abbiamo mangiato in questa roba qua. Era il buon troccino là. Il buon ciccio là. Pronto. No, però, cioè, mi stava a guardare il direttore d'Italia. Che ha detto? Vaffanculo. A me sta a guardare il direttore da Mulino Bianco. Ah. Ecco, lo sapevo io. Scostumato. io dico no. Ma scusa, ma perché tu fai i video in diretta con quelli della Mulino Bianco? Da perché sono in collegamento con loro. Ma hanno proprio richiesto perché loro in diretta vanno a modificare e a portare ciò che migliori, noi diciamo. Esatto. Ok. Ma invece mi ha scritto scostumato. Ma diciamo te. Ma è stato solo con te. Vabbè, ragazzi. Quest'altro video è terminato, noi speriamo che vi sia piaciuto. Andrà a vedere lo scorso video, quello dei bauli da trombetta. Tanto trombetta, non è vero, andate a vedere. Ma ne faremo altri. Questo video che sta per venire, i prossimi due, potrebbe essere molto più interessante. Mi piace molto di più. Dico la verità. Sì? E mo che ti ha detto sto giro? Ha fatto slash i. Scostumati. Ok. Ha detto ne riparleremo in separata sede. Mi ha detto t'aspetto in azienda. Porta una valigetta vuota. Senti, ma quando è che lo lasciamo a Disneyland questa tre voce? Questo no, questo sarà immortale. Dentro Nemo. Questo sarà immortale. Perché è legato bene. Tra l'altro mi sono fatto il passo annuale 700 euro. Bravissimo, dice, vedi? Io non c'ho soldi, ragazzi. Questo rimediato da un'altra attrazione. Tu hai speso 700 euro di cornetti, che cazzo vuoi da me? Vabbè. No, io non ho pagato tutta collaborazione. Signori, termino questo video. Ci vediamo al prossimo appuntamento. La prossima volta saranno 2 video belli salati. Ciao.